No alla violenza sulle donne. Con questo slogan le donne napoletane sono scese in piazza oggi per protestare contro questo fenomeno che assume sempre più dimensioni inaccettabili. Un lungo corteo è partito da Piazza Vittoria e ha raggiunto Piazza Trieste e Trento per sensibilizzare l'opinione pubblica contro questo fenomeno sempre più dilagante. Assessore del Giudice, la provincia è in prima linea in questa manifestazione per testimoniare un senso di vicinanza alle donne che subiscono violenza. Noi come provincia siamo in prima linea, sono tante le iniziative messe in campo e in veste di assessore alle pari opportunità ho sempre cercato di combattere il fenomeno della violenza contro le donne, soprattutto istituendo due sportelli rosa antiviolenza a Loreto Mare e al San Giovanni Bosco per supportare le donne non soltanto dal punto di vista medico ma anche dal punto di vista psicologico. Un altro grande passo che deve essere fatto e il messaggio che voglio lanciare è proprio questo: le donne non devono essere lasciate sole, le donne devono essere affiancate e le istituzioni obbligatoriamente devono essere vicino, al fianco delle donne. Non è possibile che in una società avanzata ci sia ancora questo livello di discriminazione. Ancora sui giornali viene detto che quando si ammazza una donna che è un delitto passionale. Di passionale non c'è assolutamente nulla. È un delitto, non è un delitto minore, è un delitto importantissimo e anche più grave degli altri perché è un delitto di violazione dei diritti umani. Una donna ogni 60 ore resta uccisa, resta vittima di una violenza, soprattutto all'interno delle famiglie. Perché? Perché il problema è essenzialmente culturale e il termine femminicidio ci dà il senso proprio di questa assenza di cultura, diciamo, di relazione tra i generi. Noi donne impegnate soprattutto nella politica attiva abbiamo il dovere di condurre una battaglia per tutte le donne del paese, perché non è pensabile che una donna ogni due giorni viene uccisa. Che può fare la scuola per risolvere questa piaga? Ma la scuola deve sicuramente lavorare per l'educazione dei giovani uomini. Io vorrei sottolineare questo, che come diceva Rosi Braidotti, gli uomini sono figli di donna, quindi c'è un compito gravoso sulle spalle delle donne che è quello di educare i giovani maschi. I processi culturali, io sono cosciente che sono molto lenti e quindi occorre un tempo abbastanza lungo affinché, diciamo, si produca l'effetto, ma se non incominciamo, diciamo, questo tempo si allungherà ulteriormente ed è necessario partire dalle scuole perché quelle sono il luogo dove si può trasferire veramente una nuova cultura di solidarietà tra i generi. Noi con questa mattina vogliamo testimoniare il fatto che non solo c'è un lavoro, non solo c'è una presenza, ma c'è la determinazione di lavorare affinché la nostra voce possa essere ascoltata. Lo diciamo da questa postazione stamattina da Napoli e spero che da questa postazione possano poi arrivare le voci delle tante donne che servano poi a raggiungere un obiettivo. Noi abbiamo bisogno che il governo, non quello di oggi perché probabilmente in una fase di scioglimento, ma soprattutto quello che ci sarà dopo, possa porre al centro queste attenzioni. Noi non siamo una razza che deve essere protetta, noi siamo, diciamo, l'altra parte dell'essere umano, essenziale, importante. Noi siamo un paese che siamo all'80° posto per quanto riguarda il lavoro e le pari opportunità, siamo al 101° posto dopo addirittura il Ghana e il Bangladesh per quanto riguarda il rispetto delle donne e per quanto riguarda le donne nell'economia. In un paese in cui le donne sono trasparenti, ovviamente c'è un substrato per qualsiasi forma di violenza e la violenza contro le donne è una violenza in casa. Siamo un paese che non ha ratificato ancora la Convenzione di Istanbul ed è una cosa gravissima. Siamo un paese in cui non si mettono in moto forme di prevenzione, siamo un paese che taglia i fondi per le case di assistenza alle donne maltrattate, cioè siamo un paese incivile purtroppo. Ecco perché io dico che ci vuole una rivoluzione culturale. L'Ordine dei giornalisti ritiene che queste iniziative sono importanti perché bisogna parlarne, bisogna scendere in piazza anche, perché soltanto così si possono combattere le discriminazioni, si possono combattere quelle che sono le prevaricazioni di genere.
Presidente Lucarelli, cosa fare per aiutare le donne a denunciare? Sì, infatti questo è uno degli aspetti, come sottolineava Rossana, importante appunto essere vicino alle donne. Io prima proprio parlavo con una donna che è arrivata qui con un bambino, accompagnata da un figlio, ed era orgogliosa di avere denunciato il suo caso alcuni anni fa, un caso che è stato appunto riportato su alcuni libri, quindi bisogna avere il coraggio, prendere esempio dalle donne che hanno denunciato, e poiché, come dicevate giustamente prima, la maggior parte delle violenze avvengono tra le mura domestiche, non bisogna avere paura. No, questa manifestazione è importante perché stamattina ha portato in piazza non solo le istituzioni, e la consigliera di parità naturalmente si affianca sempre alle istituzioni, ma anche tutte le associazioni di Napoli e provincia. Noi ci stiamo adoperando sempre in rete attraverso i tavoli istituzionali, insieme con le associazioni, i sindacati, le associazioni datoriali, di creare azioni per contrastare la violenza contro le donne. Innanzitutto stiamo istituendo questo osservatorio contro la violenza alle donne presso la provincia di Napoli, ma soprattutto vogliamo mettere in rete tutti gli sportelli delle donne contro la violenza che esistono nella provincia di Napoli. Io voglio dire che come consigliere di parità ho sostenuto lo sportello antidiscriminatorio di genere contro la violenza del comune di Villaricca, che è stato un primo esempio molto importante di come è necessario lavorare in rete, di come è necessario adoperarsi soprattutto nella provincia di Napoli.